La situazione dei contagi è stato accertato e preoccupante in Sicilia, nella nostra città. Il comportamento incosciente di tanti ha determinato questo esplodere di contagi e di morti. È la ragione per la quale torno ancora una volta a rivolgere un invito a tutti al massimo di cautela e di prudenza. Quella cautela e quella prudenza alla quale io mi sono ispirato, disponendo la chiusura delle scuole. Disponendo la chiusura fisica delle scuole, come si può vedere dai cancelli di questo splendido istituto scolastico della nostra città, ma disponendo anche la possibilità e necessità di procedere con le attività scolastiche a distanza. Coniugare il diritto alla salute e il diritto alla scuola è lo scopo e l'impegno di tutti noi. Per questo voglio ancora una volta chiedere di avere cura della propria salute e invitare tutti gli operatori scolastici a sottoporsi oggi al tampone, domani al vaccino, secondo un criterio che è un criterio di priorità che ho affermato dovrà essere riconosciuto nei provvedimenti del governo nazionale. Invito tutti gli operatori della scuola che fanno, hanno fatto e faranno un ottimo servizio alla nostra comunità e alla comunità scolastica in particolare, di sottoporsi a un tampone, per poter in sicurezza tornare alla scuola di presenza. E occorre che i genitori smettano di tenere comportamenti incoscienti e poi lamentare che i loro figli non possono andare a scuola in presenza. Un poco di coerenza e tanto impegno per salvaguardare il diritto alla salute nostro e dei nostri cari.